creato ad hoc, penso. Io mi dà quell'idea lì, poi sarà il fatto dei capelli che li perda, che è sempre comunque a tribolare con quei capelli, mi fa veramente Lo rende più tenerezza. umano, Esatto, forse. esatto. Questo fatto che lui triboli con sti capelli è una cosa. Dai, tutto sommato adesso, una bella capigliatura. Dai, Sì. ha fatto quello Sì. che doveva fare, l'ha fatto Ha bene. fatto quello che doveva fare. Eh sì. È riuscito a risolvere il problema in qualche modo. Eh sì. Vabbè, quindi Elena, quando ti rivediamo su Super Tennis? Appena riapre. Madonna, ragazzi. Al momento è tosta, ragazzi, perché bisogna capire quando riapre, cioè quando ricomincia il circuito sostanzialmente. Quindi speriamo che quello che stiano dicendo del Roland Garros sia tutto vero, che Giudicelli sta dicendo che si giocherà col pubblico, non vuole giocare a porte chiuse, magari con le dovute precauzioni, però insomma non vuole che l'evento sia a porte chiuse. E ora bisogna capire con la federazione francese tutto quanto. Probabilmente non si perderà questo Roland Garros, questa edizione del Roland Garros, e di conseguenza anche i tornei di preparazione, tra cui gli internazionali, almeno gli internazionali. E quindi forse questa mini stagione sulla terra, incastrata a ridosso degli US Open, si potrà veramente fare, Ma ci speriamo. saranno i campionati assoluti? Ho Pare, letto. sì, lo stanno praticamente, si sta muovendo molto a livello nazionale adesso, perché ovviamente non potendo ripartire ufficialmente il circuito, almeno per adesso a metà giugno prenderanno una decisione per il dopo agosto, però ovviamente si stanno organizzando tutti a livello nazionale, ci sono tanti tornei che sono partiti, sono già praticamente delle realtà, e quindi gli assoluti sì, li vogliono riproporre in maniera ovviamente differente. Che ne so, in Repubblica Ceca stanno facendo un torneo dove ci sarà anche la Kvitova, tra l'altro, oppure c'è questo torneo che sta sponsorizzando Nole con la sua associazione no profit, parteciperà anche Dimitrov. Insomma, a livello insomma, nazionale o nelle nazioni vicine, perlomeno si stanno abbastanza organizzando. E si spera che anche in Italia, tra MEF, gli assoluti e magari altre proposte, ci sia Certo. tennis il più possibile, almeno finché non riprende il circuito, ecco. Per forza, no? L'attività nazionale fond sarà fondamentale, Sì. assolutamente. E Almeno per farli quindi. giocare, per farli un po' giocare, Sì, sennò anche perché impazziscono. poi se no ci preoccupiamo, perché c'è gente tipo Roger, che sono fermi, che dicono che non si stanno allenando perché non ne vedono la necessità, perché dicono, insomma, non è che sono proprio di buon presagio, ecco, queste dichiarazioni. Quindi Sì, no, esatto, un po' di magari timore allora. c'è che non Ma riprenda sai, subito il circuito, ecco. fossi Roger, io direi anche, ragazzi, sapete cosa c'è? Io vendo Vabbè, le però. racchette. Che fai? Ormai non ci provi a fare un altro Wimbledon, l'ultimo. Che fai? Non arrivi Sì, alle Olimpiadi? Non le hai sfiorate quest'anno? Se no rimane proprio là, l'Olimpiadi. Vabbè, vediamo che succede. vabbè, Io non credo che si ritiri vediamo. subito. Magari ci riserva altre sorprese. Esatto. Va bene, dai Elena, io ti lascio che hai la tua Va bambina, hai da fare le tue bene. cose. È stato un piacere, Ti dai. ringrazio Ci sentiamo e ci presto. sentiamo presto, Mi esatto. raccomando con le sigarette. Brava, assolutamente. Guarda che se becco qualcuno che mi dice che hai No, 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 fumato, zero, ti zero. faccio nero, ok? Va bene, Una promesso, promessa si mantiene, promesso. Grazie. Ciao, buona serata. A presto, buona vita. Ciao, Ciao, grazie. ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.